Siamo qui con Antonio Magri, presidente della Virtus Francavilla. Nel panorama calcistico salentino, pugliese, oltre a Lecce vi sono tante altre belle realtà, società che rappresentano un modello di gestione virtuosa, sostenibile, che appunto meritano di essere raccontate. Da queste vi è il club da lei guidato. Siete in Serie C da neanche 10 anni, ma spesso avete raggiunto la qualificazione a playoff, quindi avete avuto la possibilità di fare dei ragionamenti più ambiziosi, avete svezzato tanti giovani calciatori che poi hanno spiccato il volo come Balanzolà, centravanti dello Spezia, Folorusch, Anthony Partipilo. Avete disputato gli ultimi campionati in uno stadio ristrutturato, completamente rimesso a nuovo. Le chiedo quali sono i punti chiave del modello Virtus Francavilla. Sì, allora diciamo che per una realtà medio-piccola come la nostra la programmazione, la pianificazione è uno strumento assolutamente necessario. Noi in questi anni abbiamo dato una certa continuità al nostro percorso, infatti il prossimo sarà l'ottavo campionato professionistico consecutivo. Credo che siamo nel nostro girone, credo che siamo una delle due squadre che hanno dato questa continuità, quindi questo è un valore molto importante da preservare. È chiaro che occorrono veramente idee, occorrono persone qualificate. E quindi sicuramente ecco, questi corsi anche universitari sono molto importanti per andare a creare delle figure che hanno una certa professionalità da poter inserire nelle società sportive professionistiche. Sicuramente bisogna perseguire dei modelli di gestione sostenibili. Per le società, soprattutto per le società piccole che non riescono ad avere fonti di ricavo importanti come possono avere i grandi club. L'ultima stagione non è stata esaltante. Secondo lei cosa non ha funzionato? Cosa non bisognerà ripetere in futuro? Ma allora diciamo ecco che noi come Francavilla io credo che non dobbiamo allontanarci dal nostro modello gestionale, dal modello gestionale che abbiamo avuto in questi anni, che è stato quello di perseguire innanzitutto una sostenibilità economico-finanziaria, è stato quello di voler valorizzare giovani calciatori. Ecco, forse ecco, quest'anno, volendo anche alzare un po', diciamo, quelle che erano le ambizioni, non eravamo ancora pronti per questo tipo di percorso. Quindi, a mio avviso, dobbiamo continuare nel nostro modello di gestione, dobbiamo investire nelle strutture, soprattutto nell'ampliamento e nell'ammodernamento del nostro stadio, e poi, ecco, quando saremo pronti, potremmo, compiere un percorso più ambizioso. Tra poco incontrerà gli studenti del corso triennale di laurea in diritto e management dello sport dell'Università del Salento. Cosa si sente di consigliare ai futuri manager sportivi e non? Ah, io intanto vorrei fare loro i complimenti per questo percorso di studi perché credo che sia assolutamente interessante approfondire queste dinamiche. Credo che il calcio, ma in generale le società sportive professionistiche abbiano bisogno di figure altamente specializzate. Quindi ecco, mi sento di dire ecco, di continuare nel percorso di studio, cercare di approfondire il più possibile, perché io credo che in futuro saranno sempre più utili e sempre più ricercate questo tipo di figure professionali. Grazie mille, Presidente.